Vediamo adesso come gestire impegni e scadenze in merito alla pratica che abbiamo creato. Quindi torniamo nel nostro cliente, andiamo nelle sue pratiche, eventualmente saremmo potuti arrivare in questa zona anche direttamente dalle pratiche, avremmo potuto fare una ricerca, vi ricordo, in base ai filtri, ma questo è stato descritto in un altro video. In buona sostanza, rientriamo nella pratica del nostro cliente, pratica attualmente in corso, doppio clic. Questa zona dei dati generali l'abbiamo compilata prima, adesso passiamo a impegni e scadenze. Impegni e scadenze mi attiva sempre quelle che sono le operazioni per questo tab. A questo punto qui posso, ovviamente non c'è niente, quindi creare un nuovo evento. Creare l'evento significa andare a inserire ovviamente un titolo per questo evento, così come si fa nelle più comuni agende, quindi non so, facciamo direttamente sopralluogo. La tipologia poi andrà a classificarmi gli impegni o eventualmente le scadenze, quindi la tipologia viene già prefiltrata da questa selezione che andremo a fare, diciamo che è un impegno, con una priorità che posso andare a scegliere se urgente, alta, media, massima o nessuna priorità. Diciamo che abbiamo una priorità media se vogliamo inserirla. La data d'inizio, quindi facciamo per domani alle ore 10. E una data di fine, prevediamo di finire sempre domani per le 12. Eventualmente il luogo, facciamo Avellino, e lo stato da iniziare, in corso, eseguita o in attesa, diciamo da iniziare, eventualmente anche una descrizione. Più informazioni andiamo a inserire, più possiamo poi essere dettagliati quando dovremo eseguire questa operazione. Quindi sopralluogo, eccetera. Eventualmente posso anche chiedere che mi venga notificato un promemoria, quindi posso dire guarda, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento, dammi un feedback. Do l'ok, questo impegno viene inserito all'interno di quelli che sono impegni e scadenze per questa pratica. È importante perché così possiamo tenere sotto controllo anche tutto quanto quello che abbiamo fatto per questa specifica pratica. Ovviamente questo impegno e questa scadenza è stato riportato nella nostra agenda appuntamenti per domani, come è possibile vedere. È chiaro che se avessimo anche collegato questa agenda appuntamenti col nostro account Google Calendar, eventualmente se questo account poi era stato impostato su un dispositivo mobile, avremmo potuto vedere l'impegno anche in mobilità, quindi sul nostro tablet, sul nostro smartphone, avremmo potuto avere questa agenda sincronizzata. È importante perché ovviamente se devo notificare l'impegno al collega che si trova fuori sede, questo impegno gli verrà notificato direttamente sul cellulare e potrà ovviamente accedere a questo impegno e andare a reperire delle informazioni che potrebbero essere estremamente importanti. Nel momento in cui io sono in agenda, nel momento in cui faccio doppio clic sul mio evento, l'evento, come è possibile vedere, ci riporta il cliente per il quale sul quale stiamo lavorando e la pratica a cui è relativo questo evento, quindi altre informazioni per poter portare a termine molto rapidamente quello che è il lavoro senza dimenticare nulla.